Ulteriori riforme a partire dal 2019 le promette la Grecia in cambio dello sblocco dei negoziati sul salvataggio del paese. L'accordo è stato raggiunto a Bruxelles tra il ministro delle finanze greco Tsakalotos e i quattro creditori internazionali, Commissione europea, Banca centrale europea, Meccanismo europeo di stabilità e Fondo monetario internazionale. Ci saranno dei cambiamenti, se volete, allontanandoci forse dall'austerità e mettendo più enfasi sulle riforme profonde, il che è stato un elemento chiave per il Fondo monetario internazionale. Le nuove misure, probabilmente legate al mercato del lavoro e al sistema di tassazione, dovrebbero consentire alla Grecia un avanzo primario pari al 3,5% del PIL. Forse così anche il Fondo monetario internazionale potrebbe decidere di partecipare finanziariamente. Abbiamo ancora bisogno di ridurre le differenze in termini di proiezioni di bilancio e abbiamo ancora bisogno di un accordo su tutti i dettagli del pacchetto di politiche per concludere la seconda revisione. Gli ispettori delle istituzioni arriveranno ad Atene la prossima settimana. In quell'occasione sarà effettuata la seconda revisione dei conti, che dovrebbe sbloccare una nuova tranche di aiuti.